buono Gesù, non potete immaginare quanto mi dava e mi dà fastidio sentire questa domanda da chi, con uno splendido sorriso sulle labbra e con un sorriso stampato a 32 denti, rivolto al popolo di Dio, cerca di attirare un fragoroso Amen, forse per sentirsi incoraggiato, non lo so. Ogni volta avrei voluto rispondere che abbiamo fatto la scoperta dell'acqua calda, nel senso, certo che è buono Gesù, anzi, Gesù non è buono, Gesù è il buono. Però a questo buonista avrei voluto anche rispondere, vedi che in Marco 10,18 Gesù stesso dice: perché mi chiami buono? Nessuno è buono, tranne uno solo, cioè il Dio. Ora noi sappiamo che Gesù è anche Dio, è chiaro che Gesù è buono perché Gesù è Dio. Però dire solo Gesù è buono e soffermarsi a questo può dare la falsa impressione che Gesù sia un buonista. Cosa significa essere buonisti? Significa un po' quello che molti oggi insegnanti, fra virgolette insegnanti, tralasciano la giustizia di Dio per farlo passare come l'essere soprannaturale, divino se vogliamo, che perdona tutto e tutti incondizionatamente e che alla fine, c'è anche una dottrina che è rivolta in questo senso, salverà tutti in ogni caso. È buono Gesù? Certo che è buono Gesù, ma Dio è anche giustizia. Che significa Dio è anche giustizia? Si parla di quella giustizia che ha permesso al Signore, il Dio dei cieli e della terra, di veder morire suo figlio Gesù sulla croce senza intervenire, pur potendolo salvare non lo ha fatto come sappiamo, perché doveva adempiersi una giustizia divina. Dio è buono, sì, Dio è amore, ma Dio è anche e soprattutto giustizia. Una giustizia che ha prevalso sull'amore e lo abbiamo visto là sul Golgota. L'amore per suo figlio poteva non essere immenso, ma la giustizia evidentemente lo era ancora di più. Bene, quel Gesù che si è dato a morire per amore nei nostri confronti, quel Gesù che ci ha insegnato che bisogna perdonare 70 volte 7, quel Gesù che è sempre pronto ad intervenire quando tu stai affondando per darti una mano e tirarti fuori dalle acque in cui ti rischi di annegare, quel Gesù che ci ha promesso che è andato a preparare un luogo perché vuole portarci tutti con sé in quel luogo che lui ha preparato, quel Gesù che è sempre pronto ad accogliere, che ha detto a noi tutti: vieni a me, tu che sei aggravato e travagliato, io darò riposo all'anima tua. Bene, quel Gesù è lo stesso che in Apocalisse 2, dal versetto 22, dice queste parole: ecco, io getto lei sopra un letto di dolore e quelli che commettono adulterio con lei in una grande tribolazione se non si ravvedono dalle opere d'essa. E metterò a morte i suoi figlioli e tutte le chiese conosceranno che io sono colui che investigo le reni e i cuori e darò a ciascuno di voi secondo le opere vostre. È sempre lo stesso Gesù che in Apocalisse 21 dal versetto 8 dice: ma per i codardi, gli increduli, gli immondi, gli omicidi, i fornicatori, i maghi, gli idolatri e tutti i bugiardi, la loro parte sarà nello stagno che arde con fuoco e zolfo, che è la morte seconda. Ma Gesù è buono. È buono a tal punto che tutte queste ultime cose che vi ho elencato, lui è disposto a dimenticarle, sempre che ci si ravvede e ci si converte a lui con sincerità di cuore. Perciò dico a te che mi stai ascoltando, sì, è buono Gesù, ma non cullarti su questo. Non sperare che la bontà di Gesù prevalga sulla sua giustizia, perché ciò che è scritto avverrà. Siamo negli ultimi tempi, lo stai vedendo intorno a te. Siamo negli ultimi tempi e il Signore sta per tornare. Sappi questo, che il momento stesso in cui il Signore torna, se non fai parte dei Suoi eletti, tu sei perduto per sempre. Non ci sarà più remissione per te. Non ci sarà una seconda possibilità, né per te né per nessun altro. Perché Dio, che è Gesù, che è buono, farà la sua giustizia. Perché la sua giustizia prevale anche sul suo amore, come abbiamo visto. Fa la scelta giusta, falla adesso, perché il Signore sta tornando e che Dio ti benedica.